Vai, vai. Copro il brand. Buongiorno ragazzi, buongiorno e buon pomeriggio. Sono le 13.03 di un giorno di giugno. Sto andando in Spagna, stiamo aprendo la Spagna. Farò Madrid 2 giorni, Murcia 2 giorni e andremo a preparare un prelancio spagnolo per settembre. L'azienda va alla grande, il network va alla grande, voi andate alla grande, tutti vanno alla grande, i networker che si impegnano, che lavorano in aziende serie. Allora, questo video viene per darti un consiglio importantissimo, che tu sia al mio livello o appena entrato, ti do un consiglio importantissimo. Non taggare, qua non devi taggare nessuno. Questo buongiorno, buongiorno, siete in tantissimi, non taggate ragazzi, non taggate questo video qua, ascoltatelo e non taggate, ve lo tenete per voi e andate a fare quello che vi dico, perché è determinante. Mentre ti preoccupi delle grandi cose, non dimenticarti anche delle piccole cose. Quindi segui il quadro grande, la tua vision, il sogno, vai alla libertà finanziaria, fai chilometri per le persone, fai le presentazioni, fai l'affiancamento, fai i fatti concreti che portano tu e la persona ad arrivare al successo, far ottenere i risultati agli altri, ma, quindi cancelliamo, non dimenticarti delle piccole cose. È determinante a qualsiasi livello di carriera, visto che lavoriamo tra esseri umani, mai dimenticarsi delle piccole cose, mai. Io l'ho imparato alle mie spese in passato e oggi sono diventato abbastanza bravo a colmare questo gap qua, perché chiaramente tu che discorsi fai? Ehi, siamo in carriera, faccio fare i soldi alla gente, ti aiuto, faccio chilometri, faccio le slide, faccio i training, organizzo gli eventi, fai tutto, i banner, gli assaggi, chiami la gente, gli fai le presentazioni, chiudi per loro, fai il follow up, lavori te per gli altri. All'inizio scrivete nei commenti se è vero, lavori te per gli altri. E questo però è il grande quadro, il quadro generale, sono le cose concrete che chiaramente portano risultati. E la maggior parte dei networker fa l'errore di credere che è sufficiente dare questo alle persone. Non lo è, non lo è, non lo è, non lo è. Anche le piccole cose fanno la differenza, anche una telefonata al momento giusto fa la differenza, anche una pacca sulle spalle, anche una bella stretta di mano, un abbraccio, una cena, un caffè insieme può salvare una downline. A qualsiasi livello di carriera può salvare il nuovo che appena entrato vuole smettere, prendi un caffè, lo ritiri su e ti fa carriera, o può salvare magari un leader che sta avendo un momento di difficoltà. Quindi mentre insegui la grande visione, the big picture, quello che in America chiamano the big picture, che deve essere sempre lì, devi costantemente alimentare la tua grande visione, altrimenti non attrarrai nessuno, non avrai voglia di lavorare neanche te. Se tu non vedi costantemente qualcosa di grande e bello nella tua mente per te da conquistare attraverso il marketing, non lavorerai e troverai scuse. Questo si duplicherà e non attrarrà le persone giuste. Quindi devi averlo sempre, ma mentre lo fai, e quindi mentre lavori, mentre vai sul campo, mentre fai le presentazioni, i training, mentre supporti il team, non dimenticarti delle piccole cose. Devi essere bravo a fare insieme entrambe le cose, a stare sul campo, a fare il tuo lavoro, a fare la differenza per gli altri sui risultati e nel frattempo portare avanti le piccole cose, quel messaggio, quella lettera scritta, quel video, quel vocale, quel caffè, quella cena insieme, quel pranzo, quell'ora insieme, che ne so, qualsiasi cosa, quel regalo, quel pensiero. Perché nel network è vero, quello che funziona è il network e vita, e funziona esattamente come funziona la vita fuori dal network. Non so se ti ha mai fatto un regalo, visto che ultimamente fare un regalo per un compleanno è diventato veramente un gesto estremamente privo di cuore, visto che oggi puoi comprare tutto quando vuoi in 3 secondi e ti arriva tutto, poi hai la scelta. Siamo concentrati più sul cosa regalare alle persone, ma non so se tu come me hai mai ricevuto un regalo fatto con la carta, o un pezzo di carta, un cioccolatino, qualsiasi cosa di estremamente piccolo, ma che non ti aspettavi da quella persona lì, e quello ha fatto la differenza rispetto magari a tutto, a sorprese mega galattiche, feste a sorpresa organizzate, dovute tra l'altro, che non ti hanno entusiasmato.
La differenza sta nelle piccole cose e tu, se sei un networker a qualsiasi livello di carriera, devi essere un leader, un catalizzatore e far succedere le cose, portare la gente ai risultati, fare tutto quello che serve per fargli avere successo. E quando ci sarai riuscito, ricordati che non basta, non basta neanche quello, ricordati delle piccole cose, del processo, a qualsiasi livello di carriera. Puoi salvare un nuovo con un caffè, puoi salvare un leader con un caffè, puoi salvare un nuovo con una pacca sulle spalle, puoi salvare un leader in crescita con una cena. Non dimenticarti questa cosa qua, siamo sempre persone, il network è l'industria delle persone e delle relazioni. Mi raccomando, mentre insegui il big picture, non dimenticarti delle piccole cose, fai entrambi insieme e vai, vai, vai e vai su in alto, a prenderti il top, bye bye.